vediamo se ci fanno entrare. Io intanto prego. Ora snatura. Bussa. Sì, lì a mangiare, apri. Altro sto per via. Si va di 5 minuti e si va via. Apri lei. Un'era. È un collega. Noi siamo due whisky. No, fate. Siete veri o sì? No, siamo fanno un sangue. Non lo sapevo ucciso. Permesso. Non avete più permesso da lavorare. Guarda. Hanno previsto che più permesso da lavorare. E qui sto il dito, poverino. Guarda, a me non avrebbe saputo chi gli ha prestato queste favole, no? No, non è che mi andavo io a lavorare. Poverino. Ma non mi andavo. Ma che è? Che da lavorare il permesso, tanto il permesso. Oh, e lo vedeva che buco confabulato, io ve lo dico. Lo vedeva che buco confabulato. Ma chi mi ha fatto entrare? Ma che lo sapeva? Caro Lillo, siamo qui stamani a capezzare di questo nostro cristiano. Per dargli una mano in questi giorni di dolore. Lui pensa che è finito, ma se non ci pensa lui, il dolore è tanto forte. Però, dato che abbiamo il Vangelo, per i poveri non è lo stesso che per i ricchi, da seconda Santa Coronita dovrei fare un contratto. Se vuoi che noi si vada a pregare per lei, devi leggere questo contratto e poi lo firmi in carcere. Se ti senti di posso firmare? Allora lo leggiamo noi e tu lo firmi. Nell'anno Dominis 2019 d.C. e in die 25 settembre, io Mugnaini Claudio, al cospetto di due missali della Santa Romana Chiesa, qui presenti Don Pippe e Fra Rubilio, volle alleggerirmi il cuore del portafoglio abbracciando la povertà, in cambio di un aiuto oggi perché mi hanno operato, sperando vada tutto bene. Come San Francesco da Tofani, mi voglio spogliare di tutto, per cui oggi nelle piene facoltà mentali lascio tutti i miei averi a questi due ministri, che a breve innumereranno santi, e in cambio loro pregheranno per me, accendendo una candela in chiesa. Per cui, però per rimpinguare la fede, legga un salmo, per favore. Preghiamo. Allora, dal nostro libro Isaia, la fede. Un giorno un pecorone smarrito disse: Signore, non avrò mai un lavoro sicuro. E il Signore gli disse: abbi fede, fratello. E dopo ebbe un lavoro sicuro. Dopo gli disse: Maestro, ma io non avrò mai una casa tutta mia. E il maestro rispose: abbi fede, fratello. E dopo ebbe una casa tutta sua. Dopo gli disse: Messia, non avrò mai una bella famiglia. E lui le disse: abbi fede. E ebbe due bellissimi figli e una moglie fantastica. Dopo gli disse: nostro Salvatore, ma io non avrò mai una bella macchina. E lui disse: abbi fede. E dopo ebbe un Mercedes lungo lungo. Dopo un giorno si ruppe un tendine e disse: Gesù, figlio di Dio, ma io non ritornerò mai più quello di prima. E lui disse: abbi fede e non rompere più i coglioni. Parola di Dio. Amen. Grazie a Dio. Oh, mi è riuscito il personaggio stamattina. No, ma chiedo. Siamo qui riuniti per poter dire una preghiera al nostro amato Claudio. Ce l'ha chiesto lui e è quello che faremo. Forza, Fra Rubino, cominciamo. Comincia la preghiera. Ora pro nobis. Toni Curtis.
prega per noi. Madonna di Tombino, prega per noi. Madonna che botte, prega per noi. Madonna del dito rinchiuso nella portiera, prega per noi. Madonna che silenzio c'è stasera, prega per noi peccatori. Allora dobbiamo fare un saluto al nostro amico Claudio, perché ci ha pregato che dobbiamo fare per lui questa grandissima opera di bene. Claudio, preghiamo che il braccio torni a essere come prima, che tu possa campeare nella felicità delle montagne. Habemus Papa. Ci dispiace, si vedeva troppi peccati. Abbiamo pregato tanto noi per lui, ma non ce l'abbiamo fatta. Lei cosa dice, Fra Rubilio? Non tutte le torte riescono col buco. Amen. Ma un frate francescano che beve un cappuccino.